Non si conosce l'autore di questo dipinto di scuola fiorentina, conservato al nostro monastero e databile nell'ultimo quarto del XVII secolo. Rappresenta la presentazione di Maria al Tempio, un episodio della vita di Maria che ci viene narrato nei Vangeli apocrifi e in particolare nel Protovangelo di Giacomo. L'opera è stata realizzata seguendo come modello un'iconografia già ben consolidata, con elementi iconografici tradizionali. Se osserviamo l'ambientazione della scena, notiamo come essa si svolge all'ingresso del tempio. Vi troviamo diversi personaggi. Anna e Gioacchino, genitori di Maria, sono rappresentati a destra, quasi nascosti, come in secondo piano. Vediamo poco della figura di Gioacchino, mentre di Anna possiamo osservare il movimento delle mani, che accompagnano e offrono la figlia. Sono il gesto di chi lascia libero, le mani vuote di chi ha donato al Signore ciò che di più caro aveva. A sinistra possiamo notare un gruppo di persone, composto da due accoliti, vestiti con cotte tipiche del Cinquecento. Questo fa intendere come l'autore abbia voluto rendere il rituale ebraico con gli elementi che conosceva ed aveva a disposizione, attualizzando in questo modo la scena. I due accoliti portano in mano l'incenso e una candela. Il primo simboleggia la lode, la seconda l'offerta. Possiamo pensare al salmo come profumo di incenso salga a te la mia preghiera. Maria entra nel Tempio offrendosi a Dio. Diventa ella stessa una preghiera che sale come incenso. Osserviamo il sommo sacerdote, vestito di abiti dorati, rappresentanti il divino, la regalità. Apre le braccia in un gesto di accoglienza della piccola fanciulla che sale quei pochi scalini. Dietro il sommo sacerdote possiamo notare una figura più nascosta, di cui osserviamo solo il volto. A mio avviso potrebbe trattarsi di San Giuseppe, iconograficamente rappresentato sempre più grande in età rispetto a Maria. Potrebbe trattarsi di lui, in quanto anticipazione e prefigurazione della sua missione di custode di Maria e del piccolo Gesù. Notiamo altri due personaggi, due angioletti, uno in alto a destra e uno in basso a sinistra. Il primo porta in mano il giglio della purezza e una corona, simbolo della corona della verginità, appunto. Il secondo mette in contatto noi con il dipinto. Porta in mano una corona di rose, ci guarda negli occhi e indica con la mano destra Maria. Ci vuole riportare al centro di questo dipinto, Maria. La piccola fanciulla si pone esattamente al centro visivo dell'opera, infatti, al centro dell'intersecarsi delle due diagonali. La prima diagonale rappresentata dai due angeli, la seconda che va dal sommo sacerdote alla bimba. Maria è vestita di un abito rosso, rappresentante il sangue, la carne, la condizione di creatura, e un mantello blu, simbolo del divino. Maria è una creatura rivestita di divinità, rivestita della maternità divina per grazia. Tiene una mano sul cuore e l'altra aperta come offerta. Maria sale, ma quei suoi passi sono assimilabili ad una danza, così come ci viene narrato nel Protovangelo di Giacomo. Il Signore e Dio la rivestì di grazia, ed ella danzò con i suoi piedi e tutta la casa di Israele prese a volerle bene. La danza esprime lode, gioia, presenza di Dio.
Maria sale 5 scalini. Il 5 è il numero della pienezza dell'amore. Maria, nella donazione che fa di sé, trova la pienezza dell'amore. Proprio oggi è la giornata che la Chiesa dedica alla vita contemplativa. Una chiamata alla maternità. Una chiamata non di chiusura, ma di apertura infinita. Come un essere nel cuore del mondo. Sant'Agostino ci dice così: anche voi siete membra di Cristo, anche voi siete corpo di Cristo. Osservate in che modo lo siete, perché egli dice: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli. Come potrete essere madre di Cristo? Chiunque ascolta e chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. E in un suo discorso Papa Francesco, parlando alle contemplative, dice: questa gioia della fecondità spirituale animi la vostra esistenza. Siate madri, come figura di Maria Madre e della Chiesa.